my, for the sake of having you near, in spite of a warning voice. È stata la musica del Taranto Swing Festival a chiudere i tre giorni dei Taranto Port Days, la manifestazione organizzata dall'autorità di sistema portuale del Mar Ionio per avvicinare la città alla realtà spesso poco conosciuta del porto ionico. L'edizione 2022 della Kermesse è stata realizzata con la collaborazione della Fondazione Taranto 25 del Comune di Taranto. Nel programma convegni, talk show come Porto a Porto, trasmesso in diretta da Antenna Sud, media partner dell'edizione, concerti e tanto sport per grandi e piccoli. Abbiamo tracciato un bilancio assieme a Sergio Prete, presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ionio. Il bilancio è assolutamente positivo, appunto avevamo quest'anno tanti eventi diversi fra di loro e devo notare una grande partecipazione della città, in particolare da parte dei giovani, sia grazie al coinvolgimento degli istituti scolastici, che ringrazio perché sono stati sempre presenti, sia attraverso anche la partecipazione dei giovani alle attività sportive presenti quest'anno nello Sport Village e anche alla partecipazione agli eventi musicali che abbiamo organizzato nelle serate. Nella serata conclusiva anche la sfilata di moda del marchio Angelo Toma Cerimonia, ne abbiamo parlato con Verdiana Toma, business manager del gruppo. Siamo qui per promuovere il bello e lo facciamo portando un po' di Made in Italy e di fashion, di moda qui nel porto di Taranto.